Dove mi ha portato la vita in questo sabato rovente di giugno? Mi ha portato a Vinovo, non a Vinovo dei miei amati cavalli, trotto, ma a Vinovo, nel centro giovanile della Juventus, perché si gioca una partita molto importante, la semifinale del campionato Under 16 tra la Juventus e la Roma. Ho accompagnato mio figlio, ci sono dei giocatori che gli interessano e quindi una partita non si nega mai, e quindi sarò qui in questo weekend, parte il mio weekend sportivo qui. Questa sera Olimpia, sesta partita, l'Olimpia ha un altro match ball dopo quello sprecato, ma c'è stata una grande partita della Virtus a Bologna, e quindi questa sera sarò al Forum. Domani alle 17 c'è Milan-Vicenza, partita ancora per il del settore giovanile, la squadra allenata da Ignazio Abate, e che mi sembra abbia vinto a Vicenza l'andata. Sarò lì sempre per accompagnare mio figlio. Sono venuto qua, chiudo le mie cose personali, poi parliamo di Milan, ve lo giuro, ve lo prometto, e ho mangiato in un bel ristorante giapponese, il proprietario è Marchisio, e ho mangiato bene, non sono molto per le cucine giapponesi esotiche, ma ho mangiato bene. Ma com'è stata la settimana? Com'è questo sabato a livello rossonero? Allora, durante la settimana non è successo nulla di clamoroso, anche se Maldini e Massara hanno continuato a lavorare per il discorso che riguardava Messias e Florenzi. Si è presa la decisione di aspettare che scadessero la data per il riscatto dei giocatori in prestito da riscattare. Non effettueranno il riscatto, ma queste cose ve le ho già dette, e dunque ci sarà da giorno 19, perché al 18 era la data, quindi oggi, quindi dal giorno 19, meglio dal giorno 20 lunedì, si incomincerà a ridiscutere le due questioni. Però a livello di grande mercato, di mercato di nuovi, non è successo niente. Forse non può succedere nulla prima delle firme di Maldini e Massara, che non è che non lavorino, certo che stanno, però devono capire bene quale sia il budget, perché se il budget, signori, parliamoci chiaro, leggete tanti nomi, illudiamoci, mi piace, io non vi illudo, io vi dico notizie o ipotesi ma plausibili. Allora, parliamo molto chiaro, se il primo problema riguarda Botman, se il Milan, quale sia la situazione di Botman, cioè il Milan vuole mettere 30 milioni su Botman con poi cercare di prendere altri giocatori, o il Milan c'è una corrente di pensiero, non vuole investire sul difensore centrale cifre alte per andare su altri giocatori. Questo è la base di tutto, è la partenza, è come il gioco dell'oca, se no si torna alla casella 1. Questa è la base. Chiaro che mi piacerebbe che il Milan prendesse Botman e De Ketelaere, o là davanti un numero Sanchez, sinceramente l'ho già quasi per fatto, non vorrei discutere anche Sanchez, però questa qui è la partenza, signori. Botman e De Ketelaere, o Botman o De Ketelaere, il discorso ricade sempre nello stesso punto. Qual è il vero budget? Penso che prima che delle firme chiare di Maldini e Massara e di una linea ben trovata con la proprietà, secondo me bello parlare di De Ketelaere, bello parlare di altri, ma la situazione rimane, diciamo, di stallo, rimane una situazione ancora da definire quanto a filosofie, strategie e investimenti. Quindi vediamo, dobbiamo, però la settimana prossima, io mi auguro che sia la settimana di chiusura, perché se anche la settimana prossima Maldini e Massara, e mancano, oggi è il 18, mancano 12 giorni, se si aspetta ancora un po', allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che allora la proprietà ha delle titubanze, o Maldini e Massara hanno delle titubanze, se non si arriva a discutere. Ci sono dei discorsi di fondo da fare.
quale sia il budget. Io parto sempre dall'intervista di Paolo Maldini, indipendentemente dalle tempistiche, ma io vado a vedere il concetto. Abbiamo bisogno di 3 o 4 giocatori per arrivare là, altrimenti se ne prendiamo 1 o 2 e non investiamo molto, va bene, ma allora dobbiamo accontentarci e vivacchiare tra la Champions, tra lottare intorno alla qualificazione Champions League, sperando di rifare le imprese di quest'anno. Queste sono state le parole. Chiaro che era stato un messaggio ben forte alla proprietà. Poi la proprietà è diventata la proprietà, diventerà la proprietà di Jerry Cardinale della Redbird. Però dobbiamo toglierci anche dal pensiero che la Redbird sia la proprietà araba, cioè arriva e investe. Avete visto, Redbird ha trovato il denaro per poter effettuare l'operazione, 600 milioni, 200-300 li presterà Elliott e l'ultimo 1000 per arrivare a 1,2 miliardi ovviamente sarà la fetta che invece si tiene in mano Redbird, scusate, che si tiene in mano Elliott, quindi l'80-70-80% lo prenderà Redbird e il 30 Elliott, il 20 o il 30, quindi non vedo neanche la situazione, parliamoci chiaro, di un Redbird che pam investa e metta 50-60 milioni sul mercato. Parto anche dal presupposto di un colloquio importante tra Maldini e Jerry Cardinale. Vediamo quanto Jerry Cardinale in questo momento influenzerà il mercato parlando con Elliott, disposto a mettere. Credo che in questo momento Jerry Cardinale sia il futuro proprietario che pensa a visioni più generali che pratiche sul mercato. Parliamoci molto 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 chiaro. Però voglio anche andare a sottolineare una cosa che mi ha fatto piacere e che spero che sia foriera di prospettive, a dimostrazione di quello che io pensavo e non sbagliavo a pensare così. Prima però di parlare di Zaniolo, mentre guardo se le squadre stanno per entrare in campo, ricordo sono qui a Vinovo, settore giovanile della Juventus, dove c'è la partita Under 16 tra la Juventus e la Roma. Stavo dicendo, prima di parlare di Zaniolo a proposito di Roma, parliamo di una settimana importante, la prossima, perché ci sarà l'arrivo del nuovo acquisto. Sentite gli applausi delle squadre, sento già l'atmosfera della partita, avevo già nostalgia. Sono più fortunato di voi perché sono qua nel caldo di Torino, ma si gioca a calcio, non importa se non c'è il Milan, ma c'è domani sera, ripeto, andrò a vedere il Milan al Vismara, però insomma atmosfera di calcio, l'emozione, una semifinale, eccetera eccetera. Dicevo, la settimana prossima è la settimana di Origi, la settimana del nuovo acquisto, tanta curiosità intorno al giocatore belga che ha un po', diciamo, lo posso accostare a Giroud in una cosa. Come Giroud non ha giocato molto negli ultimi mesi, anzi quasi negli ultimi anni, però è un giocatore che arriva da un campionato performante, straordinario, come quello inglese. Ma voglio tornare su Zaniolo. Oggi Zaniolo, ho letto, ha parlato benissimo di Ibra, mio idolo. Abbiamo perso 2-1, ha detto Zaniolo, però è stato un onore per me, mi sono parole che mi piacciono, cioè è un mio idolo Zaniolo, perché per me l'ho sempre amato, l'ho sempre ammirato, e parlava di Zlatan Ibrahimovic, non ho osato neanche avvicinarmi a lui, ha detto, perché non ho neanche osato avvicinarmi a lui, però poi parlando del campionato ha detto sono contento perché il Milan l'ha meritato. Ecco, io andrei da Zaniolo, andrei dalla Roma e, sto ovviamente esagerando, lo comprerei domani, perché io ho già capito che è un giocatore che quasi ha mandato un messaggio al Milan. Già lo vedo che parla di Milan, parla del con ammirazione di questa squadra, di questi giocatori. Quindi Zaniolo, che mi ha sempre, io l'ho sempre detto, non perché ho detto queste parole, vi ho sempre detto che mi ha sempre affascinato come figura di giocatore, anche con i problemi, la vivacità caratteriale, il problema che ha avuto alle ginocchia purtroppo,
parte il fatto che l'ultimo che ha avuto due problemi alle ginocchia, Ancelotti, ha portato una fortuna immensa al Milan, ma diciamolo. Ebbene, con queste parole io partirei per Roma e lo comprerei domani, Zaniolo, perché quando uno parla queste parole non erano parole dette così per caso, ma erano parole sentite, erano parole vere di un giocatore che veramente ammira il Milan. Adesso comunque concentriamoci sui prossimi affari, vediamo se Sanchez sarà il giocatore che potrebbe venire da noi come primo dopo Origi. Però signori, so che a voi non piace magari che lo dica, però non mi voglio sbilanciare, voglio attendere, voglio essere sicuro che le cose si muovano bene, essere sicuro delle azioni che vuole portare avanti il Milan sul piano del mercato. Entro il 4 luglio qualcosa si deve fare, entro il 30 giugno per le firme sì o no qualcosa bisogna fare. Tutti dicono sì, le firme ci saranno, non ho mai avuto dei dubbi anch'io in questo senso, però un dato è fatto, mancano 12 giorni e queste benedette firme di Massara e di Maldini non ci sono ancora. Commentatelo come volete, ma questo è un dato ineluttabile di fatto. Vedremo la settimana prossima. Intanto io vado a gustarmi questa partita in questo weekend, che riesce a essere un weekend, magari gli infilo dentro anche dopo la partita del Milan domani sera un'oretta e mezzo, perché ci sono le Oaks a San Siro dei Cavalli, si corre dopo un po' di turbolenze, quindi un weekend che nonostante Milan non ci sia riesco a riempire, in attesa poi di andare magari qualche volta in vacanza. Ma chi va in vacanza? Con la testa siamo sempre sul Milan, con la testa siamo sempre vicini ai ragazzi, in attesa che si chiariscono tutte le situazioni, si capisca quale sia la via da prendere per poi rafforzare questo Milan. Maldini ha ragione quando dice, signori, 3 o 4 giocatori e potremmo fare un salto di qualità. Speriamo che questi 4 o 5 giocatori arrivino, questi 3 o 4, non voglio esagerare, e magari uno sia vecchio cuore, ormai lo dico così, Nicolò Zaniolo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella, io vado a vedere Juventus Roma.